Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del TG Brawl Stars. Arriviamo a 2000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se nuovi. Lasciate hashtag TG Brawl Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Passate al nostro Discord pubblico, trovate qua sotto in descrizione. Passate anche dalla nostra pagina di Twitch dove andiamo in live ogni sera verso le 8:30. Mi raccomando ragazzi, andiamo avanti con le notizie di oggi. Frank ha postato quasi esclusivamente questo post oggi ragazzi, quindi non avremo chissà quante notizie da Frank. Frank dice: non sono stato informato prima? Un glorioso fan art, anzi una gloriosa fan art tra Brawl Stars e Team Fortress. E si chiede qua sotto se qualcuno conosce Valve Software sopra lo smartphone, perché vuole parlare di una collaborazione. Ci manca solo che Brawl Stars fa la collaborazione con Team Fortress e abbiamo visto veramente tutto. E questa è l'immaginina molto carina che fa vedere Jessie che viene aiutata in pratica dal personaggio di Team Fortress 2 a fare dei progetti e a sistemare la torretta. Questa me l'ha mandata Vale21 e ci dice: effettivamente ho due belle notizie. Le bottiglie di bombardino nell'assedio per il bar più caldo della città, giustamente possiamo vederle nella mappa in basso a sinistra, e due tante bibite di Maxine sparse in diverse mappe gratis. È vero, sono state appoggiate un pochino dappertutto, specialmente in quelle del periodo della Retropolis. Yusef è stato più veloce di voi a mandarmi questa notizia. Da quando Pam ha un animale? Perché nella nuova skin che praticamente è stata messa ieri disponibile abbiamo appunto quello che include la skin, e tra questo c'era scritto aspetto personalizzato dell'animale. Allora, non è un vero e proprio bug, in pratica è una traduzione sbagliata. Per quale motivo? Allora, in pratica in inglese spesso viene detto pet per generalizzare quel famiglio che ti accompagna, oppure quel animale che ti può accompagnare o quell'essere che ti può accompagnare. Nella traduzione automatica dall'inglese all'italiano pet significa direttamente cucciolo o d'animale, quindi dovevano essere proprio aspetto personalizzato del cucciolo o dell'animale. È soltanto una traduzione letteraria che doveva essere magari modificata in italiano. Questo post l'ho messo perché Ark ieri in live si era messo in questa maniera ragazzi, si era messo vestito con la skin della Pam appunto estiva, quindi fantastico, guardate quant'è orrendo, non si può vedere, comunque tanto coraggio Ark, complimenti. Pietro mi condivide questa cosa che gli è successa nel secondo account, lui dice che è un bug, ma io non vedo l'effettivo bug, anzi vedo una buona quantità di missioni fatte contemporaneamente con il bull, quindi complimenti. È normale ragazzi, se avete più di un tot di missioni che fate in una partita sola vi mette due pagine, non è nessun bug, è una cosa normalissima. Ben Team ieri ha annunciato un giveaway interessante che è stato messo like anche da Frank. Allora, chi vuole vincere questo package di Spike veramente carino? Allora, cosa comprende? Abbiamo la borsetta appunto con il portachiavi attaccato di Spike, il pupazzetto, la maglietta e l'asciugamanone, quindi molto bello. Per entrare in questo giveaway basta retweetare, followare appunto Ben Team sulla pagina di Twitter. Il giveaway dice sarà disponibile soltanto per quelli che hanno il codice BT1, ma non è vero perché non possono sapere chi ce l'ha e chi non ce l'ha, quindi questa la potete pure evitare se volete. Allora, il vincitore sarà preso presto, e dice anche qua sotto: se volete sapere come vincere anche il pack di Corvo e di Leon, andate a vedere il video lì sotto ragazzi, il link che ha messo lui. Mi raccomando, partecipate perché sono veramente carini. Questi casi partecipo anch'io. Pike mi ha condiviso questa fan art perché ormai stanno veramente spopolando le fan art tra Nani e Semino, quindi tra Iris e Semino, perché effettivamente sono i due robottini più simpatici, uno è pure femminuccia, quindi effettivamente ci starebbero bene in coppia, anche perché lui è il classico robottino ingenuo. Questa me l'ha mandato uno di voi, però non ho capito bene il testo del messaggio, e diceva che in pratica lui aveva utilizzato il gadget, non so in che maniera, senza la torretta, oppure probabilmente sarà morta la torretta mentre lo utilizzava, e l'area del suo gadget dove dovrebbe essere utilizzabile andare a finire in alto a sinistra perché non aveva più il bersaglio. Mi avete fatto notare questa cosa, mi avete mandato questo messaggio dicendomi: Mordok, tutte le altre abilità stellari hanno la scrittura in maiuscolo e sono messe in grande, invece l'abilità stellare di Semino è scritta tutta in piccolo, come mai? Ecco, chi lo sa, si saranno sbagliati o l'hanno fatta apposta? Questa è un'altra bellissima fan art fatta per il TAM 2020 da Icy Tam Tam, appunto, veramente stupenda, una Shelly bandita che in pratica, come ha detto anche lui, è una delle skin da 30 gemme più utilizzata al mondo, quindi effettivamente veramente stupenda, e l'ha fatta in questo stile tridimensionale molto puccioso e anche molto morbidoso, effettivamente non dispiace. Questa è un'idea di questo ragazzo e si chiama Maker Brawl o Brawl Maker. In pratica dice: perché effettivamente non fare come facciamo con le partite a raffagemme che appaiono appunto le persone e i personaggi
personaggi che stanno giocando in quella partita, all'inizio della partita, però magari come l'ha fatto lui, in una maniera un pochino più leggera, magari un pochino più aggiustata, e con l'immagine piccola di tutti i brawler presenti all'interno della partita. Anche perché giustamente noi entriamo, non sappiamo chi abbiamo contro, invece già se ci facciamo una mezza idea sappiamo anche contro chi andare a dare capocciate e chi no, perché non è giusto che in Arraffa Gemme effettivamente vengono mostrate e nella sopravvivenza non lo sappiamo. Questa immagine è stata presa appunto da un video di Kairos Time, quindi da un nostro collega. È stato creato questa immagine da FreeFGP, che è un grandissimo art che fa anche tante immagini di Brawl Stars molto interessanti, e ha rappresentato effettivamente il brawler secondo la sua idea, ripreso dal brawler che pensavamo appunto fosse un brawler sotto il ponte di Halloween, una specie di mostriciattolo, e ci fa vedere che sta bevendo in pratica gli energy drink della nostra bellissima Maxine. Quindi probabilmente è colpa sua che sia diventato un gigantesco mostro che sembra quasi un granchio. Questa è una cosa che mi avete fatto notare lo stesso voi, che praticamente nell'immagine della Penny, della rappresentazione, lo scheletrino ha il naso triangolare e i dentini, e invece sull'immagine in gioco, quindi proprio sul personaggio, non ha né il naso triangolare né i dentini. Questa è una rappresentazione fatta a mano molto simpatica, l'ho voluta mettere perché è dei vostri ragazzi, by Rebic. In pratica, visto che si sta parlando tanto di questi marshmallow che effettivamente il nostro bellissimo Spike è andato a rubare all'interno del negozio, hanno detto allora potrebbe esserci una skin di Spike Marshmallow, e Rebic l'ha rappresentata in questo modo. Quindi uno Spike che effettivamente ha le punte coperte dal marshmallow colante, giustamente che sorride pieno del marshmallow che cola, e giustamente ha rappresentato anche gli attacchi. Le palline di marshmallow vengono lanciate, la super col marshmallow infuocato che viene lanciato, e la super con i marshmallow squagliati per terra che giustamente fanno la macchia. Sicuramente ragazzi sarà già uscita la premiere del nuovo Brawl Talk, che sarà domani, quindi sicuramente la metteranno in anticipo come sempre, ma questo video esce un pochino più tardi, quindi probabilmente non l'avrò ancora visto neanche io. Quindi scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa premiere, se è già uscita, oppure ditemi se ancora non è uscita quando è uscito questo video, così almeno lo vediamo poi insieme ragazzi. Mi avete mandato una miriade di vostre clip ragazzi, spero di non aver messo qualche doppione dei giorni passati, perché effettivamente oggi me ne avete mandate veramente tantissime. Ma andiamo a vedere la prima di oggi, vediamo un po' chi ce la manda, penso che sia Zachino. Vai Zachino, facci sognare, il primo dal lato destro, eccolo che arriva Zachi, giampone diretto, boom, gli frega la palla e fa gol così diretto, GG. Penso che questa sia di Gix Lele ragazzi, andiamola a vedere insieme, eccolo qua, parte. Ok, stanno in gruppo, stanno andando avanti, Gix Lele con 3000 di vita si butta di jump sul tick, oppure va a fare gol con rimbalzino. Gol con rimbalzino in mezzo agli avversari, ottimo. Questa clip me la manda Emanuele su TikTok, vediamo un po' che cosa combina. Allora, stanno cercando di difendere pesantemente contro i suoi avversari. Ok, Phoenix sta per tirare rimbalzino. Wap, oh guarda che ha combinato l'avversario. No però, l'hai ucciso, però ha fatto gol lo stesso, maledetto. Questa clip me la manda G.I. Crix, vediamo un po' che cosa combina ragazzi. Ricordo che queste sono vostre clip, ok? Oh miseria! È scappato dal bullo col teletrasporto in una velocità immediata. Vediamo se fa qualcos'altro. Ok, vedo la Jessie. Oh, si riteletrasporta! Mamma mia, se non attaccavi in quel momento la Jessie forse non ti aveva beccato però. Questa clip me la manda The Joker, la qualità è veramente, veramente, veramente bassa. Andiamo a vedere cosa combina. Eccolo qua. The Joker prende la palla con la Jessie. Si ferma come a dire oh sono andato a FK, che cosa fate? La Shelly si butta e gli fa gol in mezzo alle gambe, GG. Rob mi manda questa clip, andiamola a vedere insieme ragazzi. Ok, è una Jaggi. Perfetto, sta andando contro l'altra, lui ha 13 power up quindi enorme. Perfetto, è arrivato l'avversario, è rinata la compagna Shelly. No, è l'avversario, ah dolore. Ok, vediamo un po', si sono uccisi contemporaneamente. Chi ha vinto? Chi ha vinto? Yeah, hanno vinto loro. Ecco una clip di Nova David con il Mortis. Vediamo un po' cosa ci combina. Vai, ok. Ti parte. Più vai in avanti. Ok, c'è un bombardino con pochissima vita. Nova David lo sta inseguendo col Mortis. L'ha preso proprio di mira. Gli frega la palla, non gli frega niente degli avversari. Si butta diretto in porta. Oh, che stile, gol col giampino. Questa clip me la manda Tekken e lo vediamo lì con 316 di vita. Che cosa fa? Ok, recupera un po' di vita, passa nel fumetto, prende 1000 di danno. Mamma mia, che cuore di un pelo non è morto da fumetto. Ok, one shot, sta per morire male con robottone. Giustamente te ne approfitterai. Ottimo. Questa clip sicuramente ce la manda Dennis. Andiamola a vedere insieme, guardate cosa succede. Zan sta per tirare in porta, tira in mezzo a due, arriva Dennis e para all'ultimo secondo con la BB. GG, parata all'ultimo secondo, proprio appena respawnato. Riguardiamola. Eccolo che parte, guardate. Attacca in mezzo a due, parte Dennis e para la palla.
Youssef mi manda questa clippina che è molto vecchia, ragazzi, guardando anche le casse che ci sono in gioco. Andiamola a vedere insieme, penso che sia del periodo del Lunar. Ok, Frank cattivissimo, boom! Triple kill sul faccione. Ah, mamma mia, pesantissima quadra. Sì, quante ne hai tirate dei super? No, scusami. Mamma mia, Youssef, pesantissima sta botta centrale. E penso che magari deve fare pure gli altri. Vediamo un po' che combina. Boom, altra super sul faccione, enorme. Enormous, e sta andando avanti. Mi ha fatto anche il taglietto per non farmi sprecare tempo. GG, quello è un bellissimo Dynamite che muore secco, poraccio, perché giustamente il Frank era potenziato. E ciao, se ne va anche il povero Colt. Vai, che è rimasto lì il primo. Fagli il killone sulla faccia, bam. Ciao, ne proprio. Questa clip me l'ha mandata uno di voi per farmi notare che effettivamente ha avuto nessun replay disponibile, anche se effettivamente il suo brawler è sopra i 500. Chissà per quale arcano motivo, addirittura è 609 Gix Samba, come vedete. E invece non gli fa vedere il replay, perché? Questa clip ce la manda FD Samuele per farci vedere i ricercati come è stata fortunata la sua gomma da masticare. Andiamola a vedere. Ok, 1, 2, rimbalzo e rimbalzo. E fa una double kill dopo che è stato ucciso, però. Fantastic Yaku mi manda una sua clip, andiamola a vedere insieme che cosa sta per combinare. Allora, sicuramente metterà un jump di quelli pesantissimi e butterà fuori il primo. Bam, oh mamma mia, con 124 di vita. No, non ci credo, regà, c'erano le bombe del ball là dentro. Che cattiveria. Allora, o me l'ha mandata Gigio Gelato o Giaghetto, vediamo un po' che stanno combinando. Ok. Mamma mia, è arrivato Giaghetto saltando di cattiveria. Il Ciccio Gelato è pronto. Come lo farà il gol? Ah, proprio così, in angolo. Che cattiveria, manco la super ha usato. Clash of Rama mi manda questa clip, ragazzi. Andiamola a vedere insieme che cosa succederà. Ok, stanno facendo una foot brawl interessante. Va bene. Jix Busters dovrebbe essere il ragazzo. Bene, così, caricone. Mamma mia, ha parato la palla in caricone. GG. Fede Ciccio mi manda questa clip. Penso sia lui, ragazzi. Fede, 922. Eccolo qua. Cattivissimo col Mortis, cosa ci vuole combinare? Vuole prendere quel June che è 7 power up? Seriamente? Sei 4, mi ricordo, vediamo un po'. Allora, stai prendendo danni da fumetto, proprio per scelta. Ok, botta secca, 588, recupera vita, due colpi, mamma mia. No, non ci credo, dai, non ci credo. Questa clip me l'ha mandata Mamun e mi ha detto: Mordu, questa non è un'amichevole, effettivamente non è un'amichevole. Ok, andiamola a vedere. Stanno giocando tutti insieme in questa maniera. Hanno fatto teaming in 8 brawler rimanenti in una partita totalmente random. C'è anche un mezzo frizzone che giustamente ci sta. Ok. Stanno comunque nella mappa con le cure, quindi i funghetti per terra ci indicano in modo specifico che non è appunto un amichevole. E adesso cosa faranno? Si attaccheranno o continueranno a fare così sopra le cure? A me sembra che stanno rimanendo ancora senza attaccarsi sulle cure. Ok, okay. Hanno cominciato ad attaccarsi adesso. Eccolo, Mamun si è dato, Mamun si è dato di cattiveria. E muoiono tutti e lui si salva, GG. Spike mi manda questa clip interessante. Dice esplosioni da tutte le parti. Dovrebbe essere quel Chippis. Andiamo a vedere, ok, boom. Cattiveria. Ci sono tutti e tre gli avversari, no, riesce a fermarli. È riuscito a fermarli così, ragazzi, da davanti alla porta. GG, Chippis sei enorme. Ok, continua la clip, vediamo un po', farà pure il gol con le bombette. Explosion sulla faccia, giampino, già, gol col jump. GG. Questa clip ce la manda Schiacciatore. Andiamo a vedere Schiacciatore che cosa combina. Ok. Sicuramente butterà fuori la Shelly, ne sono quasi sicuro. Perfetto, giampino, perfetto, proprio sul momento giusto. Lo tiene fuori nel fumetto, gli tira due colpetti e giustamente quella muore. Non riesce neanche a rientrare. Poverina. Ok, però non è finita la clip. Sta combattendo contro una Jessie 8 power up, ragazzi. Vediamo un po' cosa riesce a combinare. Riesce a evitare tutte le esplosioni con gran maestria, a tirare qualche colpo senza farsi colpire mai dalla Jessie. Guardate che stile. Perfetto, si sta avvicinando. La Jessie giustamente si rifugia a fianco alla sua torretta. Un colpo gli è arrivato, colpi dalla torretta che sono molto fastidiosi. È rimasto con 134 di vita. Oh, guardate, la Jessie è stata presa dal colpo e poi dal colpo di Schiacciatore. GG. Siamo arrivati alla fine di questa puntata del TG Bro Stars. Spero vi sia piaciuta. Abbiamo visto tantissime delle vostre clip. Abbiamo visto diverse notizie interessanti, anche qualche concept e qualche idea anche sul nuovo brawler, magari speriamo sia veramente lui. E niente, arriviamo a 2000 like. Condividete il video, iscrivetevi al canale se no, e lasciate l'hashtag TG Bro Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Passate dal nostro Discord pubblico, trovate qua sotto in descrizione. E passate dalla pagina di Twitch dove facciamo le live verso le 8:30 con minigiochi insieme a voi. Ci vediamo nel prossimo video.